L'esposizione perfetta in fotografia non esiste e chi dice il contrario mente, soprattutto perché questa è influenzata anche dal gusto personale per quanto riguarda la fotografia creativa. Ma se andiamo a scattare fotografie e-commerce o fotografie pubblicitarie dove dobbiamo essere sicuri che l'esposizione sia giusta per rispecchiare quanto più possibile la realtà o comunque la scena che andiamo a creare, ci sono degli strumenti che ci possono aiutare. Tralasciando l'utilizzo di esposimetri, che sono comunque degli strumenti abbastanza costosi e che molte volte ci possono causare anche difficoltà, specialmente quando utilizziamo più luci per la nostra fotografia, oggi vi voglio far vedere un metodo molto semplice per andare a esporre velocemente un'immagine, diciamo con poco budget. Abbiamo già parlato in passato sul canale di Instagramma e di come questo, appunto, se sappiamo leggerlo, ci può aiutare a capire un attimino e valutare l'esposizione della nostra immagine. Oggi andiamo ad approfondire un attimino l'argomento utilizzando anche uno strumento che, come sapete, io adoro, che è Capture One, un software che permette l'acquisizione diretta di immagini sul computer. Lo utilizzerò per praticità e per mostrarvi quello che io faccio, ma ovviamente lo stesso metodo vale anche semplicemente dalla fotocamera o da qualsiasi software che vi può mostrare l'istogramma, perché appunto andremo a considerare anche quello. Come vedete, alle mie spalle abbiamo tre dispositivi che sicuramente alcuni di voi conoscono, o meglio tre tool. Qui abbiamo un Color Checker Passport 2, al momento esposto su carta grigio media e cartoncino bianco, e poi al centro abbiamo uno Spider Cube di Data Color, che è un strumento molto molto interessante, mentre qui abbiamo una carta grigia da 15 euro. In realtà questa viene accoppiata della carta bianca e nera, che al momento ho tolto perché appunto non ci interessano poi così tanto, però voglio un attimino farvi capire, appunto, come vi dicevo, anche in maniera economica, come possiamo valutare l'esposizione di un'immagine. Sicuramente con lo strumento che va a costare 15 euro non siamo precisi come con il Color Checker, che è un cartoncino certificato, quindi siamo sicuri di star facendo le cose nella maniera più perfetta possibile. Parlavamo appunto di Instagram, ma voglio fare alcune premesse per quanto riguarda il come si espongono correttamente alla luce, ancor prima di valutare le impostazioni dalla camera. Possiamo vedere, prendo un attimino in considerazione il Color Checker perché così vi faccio capire a cosa mi sto riferendo. Vedete anche dalla mia faccia che la luce è posizionata su questo lato, si vede, no? Che c'è molta esposizione. Quindi se voglio fare una valutazione dell'esposizione alla camera che sta registrando, ovviamente una giusta posizione nel Color Checker è verso la camera, quindi non verso la luce, guardate come si schiarisce, e non verso l'ombra, ovviamente si scurisce. E già questa cosa di fare questo gioco mi fa capire che qui sono in ombra, qui sono in luce, qui ho già un'esposizione giusta, no? Quindi fare già una prima valutazione a occhio per la posizione, perché ovviamente se lo posizioniamo in questo modo siamo falsati in quanto stiamo andando a esporre sull'alta luce. Ma anche questo ci può essere comodo, perché fare uno scatto così e uno così ci aiuta a trovare il punto intermedio. Ecco perché in realtà lo Spider Cube è costruito in questo modo. Infatti, come vedete, se noi lo posizioniamo con il cerchietto che va a mostrare le zone completamente nere verso la fotocamera, quindi c'è lo spigolo, e abbiamo la luce o frontale o laterale, possiamo fare una valutazione generale dell'esposizione tramite questo strumento. Mentre poi il cartoncino grigio, appunto da 15 euro, vale lo stesso discorso, quindi posizionatelo più o meno a una giusta posizione dalla luce. Ma cerchiamo di capire un attimino tutto quello che andrei a realizzare. Facciamo una prima fotografia, non devo dimenticare di spostarmi dall'immagine. Ovviamente questa si può vedere già che è leggermente sottoesposta. Andiamo a cambiare un pochino i parametri. Ok, questa mi sembra già una giusta esposizione anche a guardare un attimino l'istogramma. Cerchiamo un attimo di capire, innanzitutto si può già vedere come i tre cartoncini grigi siano completamente differenti e quindi io mi fido di più del Color Checker, vado a campionare il bilanciamento del bianco in quel punto.
Come potevamo vedere, ovviamente la differenza non era tanta, infatti si vedono questi picchi di toni grigi, sono appunto la carta grigia, il grigio sullo Spider Cube e il grigio qui in alto. Questo picco sarà sicuramente il grigio del color checker, mentre tutto questo sarà la parete dietro. Diciamo, già questa è una lettura dell'immagine che chi conosce l'istogramma riesce a fare molto velocemente. In questo caso vi voglio confrontare i tre tool insieme proprio per farvi capire un attimino come agirei se dovessi utilizzare uno di questi. Però ovviamente più siamo vicini al soggetto, quindi al color checker, più abbiamo un istogramma che si riferisce solo a quello. Alcune camere in realtà, zoomando solamente sulla porzione interessata, vanno ad adattare l'istogramma, quindi comunque può essere una soluzione. Premetto che questo metodo vale appunto sia come ho detto prima, quando scattiamo in camera o mentre lo facciamo in tethering, ma anche dopo, quindi se abbiamo sbagliato qualcosa, noi possiamo cercare l'esposizione giusta semplicemente andando a lavorare poi sul RAW, che comunque ci permette una piccola lavorazione, o meglio, alcune fotocamere in realtà vi permettono di recuperare anche diversi stop se abbiamo sbagliato l'esposizione, quindi stiamo anche tranquilli se scattiamo in RAW. Ma capiamo un attimino cosa vado a fare. Innanzitutto tolgo le guide perché non mi servono. Allora, una giusta esposizione di questo cartoncino ce la va a definire stesso il produttore. Infatti, questo grigio in alto è un grigio 65, mentre il bianco in alto è un bianco che sta sui 90-95 come valore. Poi capiamo un attimino qual è il valore preciso. E già questi numeri ci fanno capire la posizione sull'istogramma proprio per andare a trovare l'esposizione perfetta. Se abbiamo un istogramma che va da 0 a 255, ovviamente sulla parte centrale siamo a 125, quindi sulla parte destra siamo a 255 e sulla parte sinistra siamo a 0. E già questo deve appunto aiutarci a far capire che se abbiamo una scena di un paesaggio dove è presente un cielo, se abbiamo tutto a destra, vuol dire che l'immagine è sovraesposta perché non vogliamo bruciare il cielo, non vogliamo bruciare le alte luci. Mentre se abbiamo una scena contro sole, quindi scattiamo il sole verrà per forza a 255 se vogliamo esporre il paesaggio, ovviamente, e già lì capiamo che se sappiamo leggere l'istogramma possiamo avere una valutazione dell'esposizione giusta. Ovviamente tralasciando il fatto che anche a display non si potrebbe fare, più sul computer, non sulla fotocamera, ma lì siamo influenzati dalla luce ambiente circostante, in questo momento comunque un faro che vi punta sulla faccia, e soprattutto se aumentiamo o diminuiamo la luminosità del nostro display, comunque ci può andare a sfalsare la percezione dell'esposizione. Quindi l'istogramma è l'unica cosa che ci può aiutare dopo ovviamente l'utilizzo dell'esposimetro, che come ho detto, se utilizziamo più luci ci può andare a complicare in realtà il tutto. Tralasciando ovviamente che se andiamo a scattare un oggetto completamente riflettente, l'esposimetro comunque non ci aiuta perché ci sta dando l'esposizione di quella scena, ma non per quell'oggetto. Premesso ciò, vi posso dire che una volta ovviamente bilanciato il bianco, perché anche quello è importante, se no vi mostra un istogramma col punto grigio sfasato, vedremo il canale RGB leggermente sconnesso l'uno dall'altro. In questo caso mi vado a riferire al color checker perché è lo strumento più preciso che appunto conosco. La lettura dei valori RGB che possiamo fare sulla parte grigia va dai 160 ai 165. Vi do questo range perché comunque appunto se lo giriamo leggermente di più, leggermente di meno, come ripetevo, non siamo precisi, siamo quanto più giusti possibili. Mentre sulla parte bianca siamo tra i 230 e i 240. Ovviamente questo range ve lo do anche perché se avete bisogno di un'immagine più chiara o più scura, potete comunque fare riferimento a questi valori. Vediamo che sullo Spider Cube possiamo essere ancora più precisi. Qui non vi so dare dei valori numerici precisi, ma sicuramente il grigio in alto è un grigio 65, lo vediamo anche dal fatto che siamo come 160, non è 165 il valore. Vi faccio vedere dopo a cosa si intende quel numerino, è appunto la posizione all'interno dell'istogramma o in lettura valori lab, dove la N sta per lettura di luminosità. E appunto quindi siamo a 160, che è l'equivalente lab di 60-65. Sulla parte scura ovviamente non possiamo fare alcuna lettura, però quello che possiamo vedere è che appunto abbiamo sicuramente una zona in ombra in questo lato e una zona in luce da quest'altra parte. Dobbiamo fare attenzione a questa cosa perché appunto in questo modo riusciamo a trovare un'esposizione giusta. Infatti possiamo vedere sullo Spider Cube che abbiamo una lettura di quasi tutti i valori che a noi interessano. Quindi abbiamo il nero assoluto perché questo è un foro, non lascia entrare alcuna luce. E qui siamo su valori di 2, quindi abbiamo una leggera
percezione nelle zone completamente buie e non stiamo bruciando alcun dettaglio nero, mentre sul bianco ovviamente qui andiamo a riflettere completamente la luce, dobbiamo essere a 255. Se vogliamo recuperare le altre luci, non vi assicuro che abbassando le altre luci in questo caso le andiamo a recuperare, perché ovviamente la luce è molto forte, però abbiamo una percezione che questa alta luce è completamente bruciata, e va bene perché è la luce principale, deve essere a 255. Però se vogliamo abbassare un po' con le altre luci, questo non cambierà, non andrà diciamo a 254, 253 eccetera, però stiamo recuperando comunque informazioni sulla zona in luce. Vedete, qui siamo scesi a 220 invece di 230, ma così era anche corretto. Sulla carta grigia siamo a un valore di 140, questo grigio io lo lascerei un attimino stare perché non mi fido delle cose scritte, anche perché guardate come sono precisi i grigi. In questo caso, diciamo, questo è già un pochino più caldo, mentre quest'altro di qua è completamente freddo. Quindi se mi vado a bilanciare, guardate, il bianco qui diventa tutto più caldo, se lo vado a bilanciare qui sono molto preciso al color checker, vediamo di quanto varia. Ecco, guarda, siamo di 200 punti sui gradi Kelvin e diciamo la tinta è quasi quasi simile. Detto questo, voglio farvi vedere un attimino cosa intendevo con lettura valori lab. Se abbiamo quindi detto che il grigio deve essere un grigio 65, si deve trovare più o meno al centro tra 50 e 75. Diciamo deve stare anche leggermente più sulla destra, ma vediamo un attimino di andare a leggere i valori lab perché siamo leggermente sottoesposti. Allora, andiamo in visualizza, lettura lab. Questo non lo potete fare dalla fotocamera. Andiamo ad attivare la modalità Adobe Generic, però mi ripeto che comunque siamo già su un'esposizione molto giusta, quindi se dalla fotocamera vedete quell'istogramma, dopo vi faccio vedere ancora meglio, vuol dire che l'esposizione è giusta. Allora, vedete, siamo a un valore di 65 di luminosità della carta grigia, un valore di 91,5, deve stare sui 92, quindi diciamo le alte luci le possiamo leggermente alzare. Ecco, 92,3 è già troppo, quindi vedete anche in questo caso, se proprio vogliamo essere precisi, possiamo farlo perché andiamo a 92 precisi. Vi ripeto, non c'è bisogno di fare 92, 91,9 eccetera. Se siete tra i 90 e i 95 va benissimo. Ovviamente a 95 sapete che state leggermente sovraesponendo, a 90 state leggermente sottoesponendo. I mezzi toni, in questo caso, se appunto noi vogliamo recuperare anche un po' le ombre eccetera, non fatevi influenzare dalla lettura del cartoncino del color checker, perché se questo nero io ho bisogno di vederlo, devo aprirmi un pochino i neri, certo non dico così tanto, ma appunto diciamo l'istogramma mi deve aiutare un attimino a valutare l'esposizione generale. Poi sulla lavorazione eccetera, se volete vedere un pochino più di ombre, un pochino meno di ombre, un po' di più di alte luci, un po' più di dettagli, cioè questa riguarda già la lavorazione del ferro. Io sto facendo un video per farvi capire come esporre correttamente un'immagine. Quindi col color checker io vi posso assicurare che questi sono i valori, perché sono dichiarati appunto da X-Rite, mentre sullo spider checker non vi so dare i valori precisi da leggere, qui è più una valutazione che si fa ad occhio, quindi abbiamo appunto il punto nero, il punto di bianco, il grigio in mezzo. Se lo vado a ruotare e mi faccio una foto del genere, ecco, vedete? Prima io avevo già capito che praticamente l'esposizione era giusta, perché in questo caso io vedevo sia le luci che le ombre, quindi ho percepito che tra luce e ombra c'è una bella differenza, quindi non sono né sottoesposto, in questo caso si vede completamente che è sottoesposto, né una cosa del genere che si vede che è sovraesposto. Infatti se vado a ruotare comunque mi sembra molto uniforme questo valore appunto tra sopra e sotto, che appunto non è lo stesso del color checker, ma si capisce che è esposto correttamente. E se andiamo a vedere diciamo sull'istogramma dove siamo, vedete che come luci, se questo è un punto bianco, perché appunto questo è molto più bianco rispetto al color checker, diciamo ci siamo nella zona molto estrema destra. Se questo è un mezzo tono, ci siamo più o meno sui mezzi toni. Se questo è un'ombra, ci siamo, appunto questo è un punto nero assoluto, questo è un'ombra. E in questo caso appunto, poi se la foto vi sembra un po' più sovraesposta, un po' più sottoesposta, sapete che il grigio sta più o meno nei mezzi toni, il bianco sta nelle alte luci, il nero sta nelle ombre. Poi se volete espandere, comprimere, contrasti, luci eccetera, fatelo voi dopo. Questa pallina in alto
mi è anche molto comodo a volte scattarla per vedere proprio il set che ho utilizzato per fotografare quella foto. Vediamo, in questo caso c'è una luce, ovviamente tutto viene specchiato, quindi la luce sta sulla sinistra del soggetto, ovviamente viene a destra, non c'è nient'altro, si vede la stanza che sto utilizzando per registrare, quindi potete anche scattarlo proprio per avere un'idea del set che avete utilizzato per quel set, così ogni volta sapete che tipo di luce avete usato. In realtà la cosa giusta sarebbe fare appunto le foto del set, eccetera. Quindi questa era un'esposizione giusta. Adesso vi voglio comunque far vedere anche il color checker per quanto riguarda tutta la parte dei colori, eccetera, la presenza del nero e del bianco, così capiamo un attimino anche qui. Guardate, anche se faccio la foto del color checker, non abbiamo un nero assoluto, perché questo non è un nero assoluto. Più o meno è un valore di 50 in RGB, mentre il bianco è un 247, non è un bianco assoluto. Se vado a vedere i valori lab, il nero sta a un valore di 21 e si trova, deve stare 20-22, mentre il bianco ha un valore di 96 e si trova, anche questo è giusto. Il bianco che abbiamo visto di là, appunto sulla carta grigia, questo non è il bianco puro. No, meglio, non è un bianco puro, ma non è il bianco più chiaro, è questo grigio che ha appunto un valore di 92, mentre l'altro grigio è questo qui, non è questo qui, quindi non vi confondete. 65 valore lab, qui abbiamo un valore di 92, e appunto anche questa ci aiuta a capire che se questa, vedete il nero appunto che si viene a creare con le ombre, si capisce che quello è un nero che sa un valore lab di 1, capite anche appunto quello che state vedendo, si vede tranquillamente se andiamo da questo range a questo range e siamo coperti nell'istogramma, soprattutto leggendo i valori dall'altra parte, siamo sicuri. Appunto il nero qua siamo proprio nella zona dei neri, qui siamo nella zona delle ombre, qui saliamo con i mezzi toni eccetera, qui andiamo sulle luci. Questa è un'esposizione corretta nel color checker. Non vi posso provare con un esposimetro che è un'esposizione corretta perché non ce l'ho, io purtroppo non lo utilizzo, e poi vi spiegherò anche il perché. Appunto diciamo che l'esposimetro vi costringe troppo poi ad essere precisissimi, soprattutto se usate più luce è un po' un casino, però questo è il metodo più efficace che ho trovato per esporre comunque un'immagine. E vi ripeto che se fate adesso una foto del genere, quindi completamente ruotato verso la luce, si capisce che è sovraesposto, non è manco ruotato diciamo del tutto verso la luce, però vediamo. Però si vede che state sovraesponendo, guardate, soprattutto perché poi la plastica viene a riflettere, quindi non è proprio difficile esporre con un color checker. Facciamo la stessa cosa verso una zona d'ombra. Anche qui si vede perché percepite tutto molto molto scuro, guardate. Rispetto a qui dove intravedete un leggero riflesso nel color checker, qui non si vede completamente niente, diciamo non l'ho girato nemmeno più di tanto per esagerare proprio la cosa, però si vede ad occhio, guardate. Idem, questo succede con la carta grigia, con lo spider cube, però appunto se sapete come utilizzare questi strumenti avete visto che non è difficile valutare l'esposizione. Adesso vi faccio capire con un'altra foto che vado a fare proprio molto vicino alla carta grigia. Se voi prendete questo color checker e lo date in mano al soggetto, ad esempio se state facendo fotografie di ritrattistica, lo date in mano al soggetto con la luce che state utilizzando e lo mettete perfettamente frontale o al viso o qui sotto al mento, diciamo, voi sapete che in questo caso mi sto esponendo in questo modo con la luce di qua e sono preciso. Se sto facendo una foto in luce e ho bisogno di esporre in luce, io lo direziono anche verso la luce perché altrimenti brucio. Quindi appunto se utilizziamo un soggetto eccetera bisogna fare una valutazione diversa, però una volta che sapete come fare siete sicuramente consapevoli di quello che state facendo. Ok, facciamo una fotografia così, vi faccio vedere l'istogramma bello puntato proprio solo al color checker. Allora il grigio, come vi dicevo, deve stare più o meno alla destra dei mezzi toni, mentre la carta grigio chiaro deve stare sulla zona delle alte luci. Siamo a un valore di 154 e 234, anche perché facevo io leggermente ombra per scattare la fotografia, però questa foto è esposta correttamente, è leggermente solo un po' sottoesposta, così è un po' più corretta, guardate, si capisce ad occhio appunto, ma se ottenevo un risultato del genere si vedeva che era un po' sottoesposta e così un po' sovraesposta. Bisogna saper leggere appunto i valori che ci vengono forniti
e poi in generale fanno una valutazione dell'esposizione anche in base al soggetto. Se scattiamo una fotografia di una persona, sappiamo che la pelle non deve stare a un valore di 255, ma dobbiamo andare un po' più giù, quindi stare nella zona delle alte luci, tra le alte luci e i bianchi, valore 220, 230, 210, dipende ovviamente dalla pelle. Se una pelle è mia deve essere una pelle chiara, se una pelle è scura ovviamente il valore scende. Spero che questo tutorial vi abbia dato una delucidazione su come leggere i valori di un color checker e come utilizzarlo proprio per esporre correttamente un'immagine. Ovviamente se andate a scattare senza l'utilizzo del color checker potete comunque valutare l'esposizione di varie cose che sono all'interno della vostra scena, soprattutto sui paesaggi. Potete quindi prendere una zona in ombra, una zona in piena luce, una zona a mezzi toni, quindi diciamo con l'esperienza riuscite man mano a capire a cosa vi state riferendo e quindi ad essere sempre più precisi con l'esposizione delle vostre immagini, tralasciando ovviamente che se si tratta di fotografia creativa potete fare tutto quello che volete, proprio perché lì entra in gioco il gusto personale, non esiste alcuna esposizione perfetta. Se questo video ti è piaciuto, io ti invito a continuare a supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendoti al mio canale e soprattutto commenta qui sotto se ci sono dubbi, domande o suggerimenti per tutorial futuri. Noi ci vediamo in un prossimo video, nel mentre vi invito ad essere creativi e a scattare belle foto. Un saluto da Marco, ciao a tutti!